Eccoci qua ragazzi, buonasera. Mi presento, io sono Matteo e terrò il salotto del business qui su The Digital Moon. Sono un imprenditore digitale e un investitore in diversi mercati che vanno dall'oro alle criptovalute, a diversi mercati azionari, agli investimenti immobiliari e nel collezionismo. Ma nello specifico oggi parlerò di un argomento veramente molto molto importante che si lega soprattutto a un aspetto di crescita personale, ovvero come programmare la tua mente, anzi riprogrammare la tua mente, per avere successo in qualunque cosa tu voglia concludere e arrivare a dei risultati nella tua vita. Quindi, cominciamo da una cosa veramente molto importante. La prima cosa che io consiglio tendenzialmente in una condizione come questa sono la lettura di diversi libri di crescita personale. Questo perché tendenzialmente avere già dei pareri di alcune persone che ce l'hanno fatta nella propria vita e che condividono per pochi euro che costa un libro, quelle che sono le proprie esperienze, ti permette già di avere un vantaggio enorme su degli argomenti che normalmente una persona che comincia a livello di business o che comincia tendenzialmente in qualunque impresa nella propria vita non ha. Quindi, senza ombra di dubbio, è veramente importante cominciare a leggere quelli che sono dei libri, anzi, nel vero senso della parola, a studiare quelli che sono i libri di crescita personale e iniziare ad applicarli. Questo perché molta gente vedo che prende magari dei corsi di formazione, per esempio, pagandoli anche una discreta cifra, o comunque, oltre a prendere dei corsi di formazione, magari compra tantissimi libri sull'argomento, diventano massimi esperti di questo argomento, ma nell'atto pratico poi non applicano mai. Questo a tutti gli effetti, come vedevamo già in altre sessioni, non porta dei risultati. Quindi è veramente molto importante comprare dei libri di crescita personale sull'argomento nella quale volete iniziare a fare una crescita e iniziare ad applicarli. Mio consiglio personale è cominciare dalla crescita personale in generale. Quindi, se per esempio volete aprire un'attività legata al network marketing, prima di iniziare a leggere 50 libri sul network marketing, cominciate a entrare nel giusto mindset. Quindi prendete quelli che sono appunto dei libri che vi servono per settare la vostra mente. Pensatela in questo modo: purtroppo viviamo in un'epoca dove, un po' per quello che è il sistema scolastico, un po' per quello che è il sistema nella quale si è un po', passatemi il termine, indottrinati a vivere, lo Stato tendenzialmente cerca di portare il vostro ragionamento su prendo dei buoni voti a scuola, quindi già a scuola ti viene insegnato che non devi commettere errori, quando in realtà è l'errore che ti permette di crescere nella vita, se ci pensi. Un bambino, per crescere e per iniziare a camminare durante la sua crescita, quante volte sbaglia, quante volte prova ad alzarsi e poi ricade. Ma cosa fa il bambino? Poi riprova a rialzarsi, ricade, prova a rialzarsi, ricade, fino a che a un certo punto non riesce ad alzarsi e ad andare dalla mamma, dal papà, e da lì in avanti poi comincia a capire come camminare. Perché? Perché nella sua mente è entrato questo meccanismo. Quindi la nostra mente funziona in questo modo, ha bisogno di commettere degli errori che servono per capire cosa non fare. Certo, esistono errori e errori, poi chiaramente, però è importante mettersi già nell'ottica che per arrivare a grandi risultati nella vita bisogna essere disposti a sbagliare. E questo lo impari sicuramente leggendolo sui libri. Non è una cosa che ti dicono, che ti dice la gente. Quindi, partendo da questo presupposto, noi iniziamo vivendo in un'epoca e in un ambiente che non ti predispone all'errore. Quindi già, per quello che normalmente ti viene insegnato, non commettere errori, vai a scuola, prendi tutti i buoni voti, poi una volta che hai fatto quel tipo di scuola, cerchi di essere incanalato verso quel tipo di lavoro, che tendenzialmente per chi arriva alle superiori circa è un lavoro dipendente per qualche azienda, per chi comincia ad avere magari la laurea diventa un qualcosa di più specialistico, che significa che se vai in un'azienda, tendenzialmente vai a fare un lavoro legato magari a una responsabilità, se invece decidi di non fare una cosa di questo genere diventi un lavoratore autonomo, quindi che lavori ancora di più per avere dei risultati che però a parità di quello che vai a mettere come tempo impiegato, non sono sicuramente i migliori in termini di tempo denaro, ecco. E sicuramente nemmeno in termini soprattutto di tempo libero da poterti godere per fare quelli che sono comunque dei buoni passi nella tua vita. Perciò, cosa intendo dire con questo? Partendo da questo presupposto, lo Stato non è qui per aiutarti a crescere. Lo Stato pensa a se stesso, in qualunque modo può farlo, in sostanza. Quindi bisogna predisporsi già a un cambiamento di testa. Per ottenere dei risultati che non hai mai ottenuto prima, devi fare cose che non hai mai fatto prima. Questo che cosa significa? Significa che quando inizi a fare un qualunque tipo di attività, che può essere legata per esempio a una nuova attività che ti sei aperto o aperta, magari un'attività fisica,
dove vendi qualcosa, oppure potrebbe essere un'attività di network marketing, potrebbe essere un'attività legata al trading, potrebbe essere un'attività, per esempio, legata a investimenti. Qualunque di queste situazioni determinano un tipo di mentalità diversa, quindi devi fare uno switch mentale. Leggere libri e applicarli già comincia a farti togliere un po' la testa con la polvere su questo argomento. Quindi sono cose che noi nasciamo, che facciamo, ma poi ci viene insegnato tutto il contrario. Seconda cosa importante da capire, noi abbiamo quelle che sono delle abitudini. Se ci pensate, noi a tutti gli effetti siamo la somma delle nostre abitudini, né più e né meno. Quindi è importante che noi fondamentalmente iniziamo a togliere quelle che sono delle abitudini negative e che ci allontanano dai nostri obiettivi che vogliamo raggiungere e al contrario le sostituiamo con abitudini positive, che hanno lo scopo di portare la nostra persona, il nostro mindset, ad essere corretto per attrarre il tipo di risultato che vogliamo ottenere. Quindi, cosa significa questo? Personalmente esistono tantissimi percorsi di crescita personale che si possono fare. Ne ho letto uno soprattutto in un libro che consiglio a tutti, ovviamente, che si chiama Miracle Morning, ed è una cosa che per chi mi segue sui social, per esempio su Instagram, io sono Bianchini underscore Matteo, oppure sono Matteo Bianchini trattino digitals su Facebook, oppure appunto lo si può vedere dai miei vari canali, potrete vedere che io tutti i giorni faccio questo genere di esercizi. E io l'ho letto da questo libro e ho iniziato ad applicarlo diversi anni fa. Ho notato che l'energia che ho iniziato ad ottenere da prima e il modo di pensare, di ragionare su quella che era la giornata, sono cambiati in modo totale. Quindi ti rendi conto di una cosa. Nel momento in cui incominci a predisporti a livello di mindset, quello che tu vai a costruire è a tutti gli effetti quello che sarà il tuo successo, perché la somma delle abitudini che hai giornalmente vanno poi a sommarsi e vanno a creare quello che è un risultato. Questo risultato ti permette di avere un qualcosa che normalmente non è nella norma comune. Per avere risultati straordinari bisogna essere persone straordinarie. Quindi devi predisporti per fare di tutto e ottenere questo risultato. E le abitudini, soprattutto che allontanano da quelli che sono i tuoi risultati, sono per esempio il fatto di mangiare schifezze, che non è una cosa così scontata, ma molta gente mangia davvero troppe schifezze durante la settimana. Un po' perché non ha magari una cultura alimentare o nutrizionale, un po' perché fondamentalmente magari con il poco tempo che ha si alimenta con cose che realmente non danno dei grandi aspetti benefici in termini di nutrienti, no? Oltre a questo, quindi già la prima cosa è senza ombra di dubbio iniziare a magari integrare qualcosa di diverso a livello proprio nutrizionale, magari affiancarsi anche, se uno preferisce, a dei nutrizionisti che possono essere sicuramente più utili, fare esercizio fisico, quindi tenere la propria persona allenata tutti i giorni. Queste sono tutte cose che aiutano già a entrare in un'ottica vincente. Oltre a questo, non giocare troppo ai videogame. Ci sono persone che passano davvero tanto tempo a giocare ai videogiochi. Personalmente io non gioco da davvero tanti anni ormai alla PlayStation o a quello che potrebbe essere l'Xbox, la Wii o quello che è. Però posso vedere persone che buttano via davvero tanto tempo, un po' davanti ai canali social in generale, nel cazzeggiare intendo chiaramente, e un po' davanti appunto a queste console, che non ti stanno dando niente, né in termini di crescita personale né in termini di risultati. Quindi sono cose da eliminare fondamentalmente. Un'altra cosa che potrebbe sicuramente destabilizzare la vostra persona è avere intorno a voi persone che non sono positive su quello che voi fate. Se decidete di aprire un'attività, per esempio una piccola azienda che vende delle forbici, avere persone che vi dicono: ma no, cosa fai? Non funziona, no, ma figurati, ormai ce ne sono così tante, non farai mai successo. Ecco, avere intorno a sé delle persone di questo genere sicuramente non aiuta. E non vi porterà ad ottenere dei risultati continuare ad uscire con persone così o averle nella media delle persone che frequentate. Quindi è veramente molto importante in una fase iniziale iniziare proprio con la testa in focus, quindi focalizzata su quello che è il proprio obiettivo, il proprio risultato. Questo è fondamentale. Queste sono alcune cose che io consiglio sempre e che fondamentalmente non sono semplici. Ci saranno già delle persone che magari stanno guardando questa live e dicono: cavolo, però io fondamentalmente sono cose che faccio spesso, nel senso non è una roba che dall'oggi al domani non può smettere di fare. Però con l'allenamento ci si può arrivare. Perché sono delle abitudini che, se le pensi, dici: ogni volta che mangi la schifezza ti stai allontanando dall'essere in forma.
Il giorno dopo ti svegli che sei più rincoglionito, per esempio, più rincoglionita, quindi devi affrontare una giornata dove magari devi dare molta energia, soprattutto in termini di brillantezza mentale, e non ce l'hai perché la sera prima ti sei scofanato magari le lasagne, per esempio, no? Attenzione che quello che sto dicendo non significa di non dare più uno sfogo al proprio corpo, ok? Però significa anche essere in grado di sapersi controllare, bisogna avere una dote che si chiama disciplina. E la disciplina arriva da diversi argomenti. Innanzitutto, una cosa che si faceva una volta che aiutava sotto questo punto di vista era il militare. Io non ho mai fatto il militare, lo dico subito, non sono uno di quelli che ha fatto niente del genere. Ho molto rispetto per le persone che sono andate al militare perché mi rendo conto che in termini molto, effettivamente molto esagerati, però sono delle persone che hanno imparato a essere indipendenti. E nella vita, quando sei indipendente, senza ombra di dubbio, hai un vantaggio rispetto a chi non lo è. Quindi, nel momento in cui riesci a essere mentalmente indipendente, riesci anche a essere disciplinato. Perché determinate cose, se vanno fatte, vanno fatte. Se tu ti dici una cosa a te stesso e poi non la rispetti, tu non stai rispettando quello che dici. E stai dimostrando a te una cosa molto grave, ovvero che tu non sei una persona affidabile. Bisognerebbe imparare a non essere costantemente succubi di se stessi, né degli altri. E per fare questo, per esempio, avere quella che è anche una morning routine. Quindi, per innestare quella che è un'abitudine positiva, oltre a una buona dose di disciplina che lo si sviluppa facendo le cose, sicuramente una cosa che è molto importante è avere una routine giornaliera. Dico subito che per avere un'abitudine, per avere una routine, ci vogliono almeno 30 giorni consecutivi dove stai facendo la stessa cosa. Lo faccio come esempio: se una persona comincia a fumare è perché tendenzialmente, dopo che lo fa le prime volte, un po' agisce anche la nicotina, chiaramente, che tende a dare assuefazione, ma facendolo per più di 30 giorni consecutivi, quella è già diventata un'abitudine più che sedimentata. Quindi, per far sì che una persona non fumi più, dovrebbe almeno riuscire per altri 30-40 giorni a non fumare. Il che è molto difficile, come potete notare in molte persone magari che conoscete che fumano e che magari cercano di smettere da anni, no? Questo quindi è una cosa da tenere a mente. Per far sì di avere una buona routine giornaliera, bisogna cominciare a entrare nell'ottica. Per entrare nell'ottica di avere una routine giornaliera, cosa significa? Le cose che servono fare fondamentalmente in una giornata sono leggere, come vedevamo prima, perché questo ti apre la mente, ti permette di imparare nuove concezioni, nuovi modi di pensare anche su un argomento che già sai, detto da un'altra persona, ti apre comunque la mente, perché è un parere che può essere diverso dal tuo. Magari ha notato questa persona delle cose che tu non avevi notato e, appunto, nel dirlo ti dà un parere che tu non sapevi e quindi ti sta aprendo la mente. Allo stesso tempo, oltre a questo, è importante anche poter fare meditazione. Non so se tu credi in questa cosa, posso dirti che io facendola da diversi anni è una cosa che funziona molto. La meditazione, dico subito che non è legata tanto a una questione di preghiera, nonostante la preghiera sia comunque una forma di meditazione. La meditazione serve per togliere dalla tua mente tutti quelli che sono dei pensieri negativi. C'è da dire che la nostra mente come ragiona? Se noi andiamo con una problematica nella testa alla sera prima di andare a dormire, noi ci sveglieremo la mattina che sarà la prima cosa che noi pensiamo. Non so se ci hai mai fatto caso, se magari ti è già capitato nella tua vita, ma quando tu stai pensando a qualcosa che non è una cosa buona o che è comunque una cosa buona, quindi in entrambi questi casi, la mattina dopo che ti svegli è la prima cosa che stai ripensando. Perché la tua mente, in un certo modo, mentre sta rigenerando il tuo corpo nel sonno, blocca questo pensiero. Continua a farlo in modo latente e quando ti svegli ricomincia da dove avevi finito. Quindi è veramente importante fare almeno, mio consiglio personale, dai 10 minuti alla mezz'ora minima di meditazione al giorno. Perché in questo modo, facendo un esercizio di meditazione, che per esempio è anche semplicemente mettersi in una posizione aperta, quindi dove non ci siano le mani incrociate, le braccia incrociate, le gambe incrociate, ci si mette nella posizione famosissima della meditazione del loto, per esempio, e si fanno quelli che sono dei conteggi. Per esempio, si chiudono gli occhi. E nella fase di ispirazione si conta 1.000, 2.000, 3.000 mentre si sta ispirando. Poi si butta fuori l'aria dalla bocca e anche in questo caso, sempre nella testa, avendo gli occhi chiusi, si riconta nuovamente 1.000, 2.000, 3.000. Perché si fa questo? Perché nel frattempo che tu stai contando, non stai pensando al resto.
Quindi hai eliminato tutte quelle che sono i pensieri che avevi nella testa in quel momento. Con una buona musica, chiaramente, che può essere fatta a determinati hertz, che è stato dimostrato che appunto aiutano a livello di onde vibrazionali quello che è un pensiero anche positivo e che aiuta una focalizzazione su quello che stai facendo. Quindi se scrivete al giorno d'oggi sul canale rosso quelle che possono essere delle onde specifiche, trovate di tutto e di più. Quindi è una cosa molto più semplice da trovare di quello che si pensa. Oltre alla meditazione è utilissimo anche fare esercizio fisico, come dicevo prima. Quindi trovate nella vostra giornata il tempo per fare esercizio fisico, che può essere 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora, un'ora, questo non è importante. L'importante è che tutti i giorni voi facciate esercizio fisico. E non lo dico a caso. Vi faccio un esempio pratico su me stesso, io ho un contapassi. Come potete notare, io per esempio oggi sono arrivato ai 14.000 passi. Ok? E è importante questo perché quando noi facciamo esercizio fisico, buttiamo fuori le tossine, quindi permettiamo al nostro corpo di respirare correttamente e lo teniamo allenato, quindi anche la nostra autostima la teniamo alta. Questo è fondamentale per qualunque tipo di attività. Non è una cosa che uno può prendere e non fare. Le persone che non fanno questo tendenzialmente non hanno la piena lucidità del proprio corpo. Questo è molto importante da capire. Ok? Un'altra cosa importantissima, senza ombra di dubbio, che non si può evitare personalmente, è un esercizio che io consiglio che si chiama visualizzare, quindi visualizzazione. Che cos'è la visualizzazione? Non è altro che chiudere gli occhi, immaginare come se voi foste già arrivati al vostro obiettivo. E sentirlo con le mani, tastarlo. Lo faccio come esempio: se voi avete come obiettivo il fatto di avere un'attività che vi paga 2 milioni di euro al mese, lo faccio totalmente in modo casuale, voi dovete immaginarvi che siete già in quel tenore di vita. Quindi, se in casa avete un certo tipo di mobile che vi piacerebbe, state toccando quel mobile, dovete sentirlo. Questa cosa è molto importante perché vi permette di avere un modo di vedere queste cose che è completamente diverso e state focalizzando la vostra testa nell'ottenere quel risultato. Quindi è veramente molto importante. È una cosa che sembrano cose un po' stupide viste in questo modo, magari possono sembrare anche quasi ridicole, ma fatte tutti i giorni permettono al vostro corpo di entrare in una status di focus. È brutto da dire, ragazzi, ma se volete ottenere qualcosa nella vita dovete esserne ossessionati. In senso buono, ma sempre ossessionati sì, bisogna essere. Se vi piace una ragazza o un ragazzo, voi, senza che ve ne rendiate conto, siete un po' ossessionati da questa persona. Come ci si accorge che una persona è innamorata di un'altra? Perché parla sempre di questa persona, quando c'è e anche quando non c'è. Quindi se ne è ossessionata. E va bene. In certi termini, in certi limiti va bene. Lo stesso vale per ottenere dei risultati nella vita. Abbiamo visto nella scorsa sessione che ho tenuto su questo argomento che un obiettivo per essere tale deve avere due cose: deve essere specifico e deve avere una scadenza, come già vedevamo. Quindi, per essere specifico, bisogna avere una specificità effettiva di quello che si vuole ottenere. Vuoi ottenere una macchina? Dire una bella macchina non è una cosa specifica. Una bella macchina per me è magari una Lamborghini, per te è un altro tipo di macchina. Quindi devi dirti quale macchina te lo devi scrivere su un foglio e devi dire in quanto tempo vorresti raggiungere quell'obiettivo. Perché se no non è un obiettivo, se no è un desiderio. Mi piacerebbe, sì. Quante persone hai sentito in vita tua dire mi piacerebbe guadagnare 1.000 euro in più? Mi piacerebbe poter andare in vacanza quando voglio? Sì, tutti bei desideri, ma che non vengono mai a livello mentale impostati per essere realizzati. La domanda che apre tutto questo, ragazzi, è il come. La vera domanda che fa la differenza nella vostra vita è solo una domanda che inizia con la parola come. Se voi iniziate a chiedere alla vostra mente come posso ottenere quel tipo di obiettivo, descrivendolo, la vostra mente comincia a ragionare e nel ragionamento che fa trova la soluzione. A volte ci può volere anche più di 5 minuti, magari ci vogliono ore, magari anche giorni, ma la nostra mente è come un potente computer e al suo interno ha tutte le soluzioni a quello che voi state cercando. Solo che molta gente non ha molto il modo di parlare con la propria mente, con se stessi. Spesso non si ha il tempo, spesso non si ha l'abitudine di farlo. Ok? Basti pensare alle persone che hanno ottenuto enormi risultati nella propria vita. Alcune di queste persone parlavano da sole in mezzo alla strada. E uno dice, cavolo,
Un po' una cosa strana, no? Un po' curiosa come situazione. In realtà non lo è affatto, è un modo di riflettere, una riflessione interna che uno fa. Quindi è veramente molto importante capire come saper parlare a se stessi faccia tutta la differenza del mondo. E a proposito di questo, volevo parlarvi di un altro argomento che fa tutta la differenza del mondo. Noi dovremmo essere attenti anche a come parliamo alle altre persone e come parliamo a noi stessi. In giro ci sono tante persone che non sanno come funziona il proprio cervello. Innanzitutto partiamo dal dire che il nostro cervello non riconosce lo scherzo dalla realtà. Quindi se io dicessi una cosa che non è reale, il mio cervello non lo sa che non è reale. Ok? Volete un esempio di questo? Se io vi dicessi, per esempio, ah, io non riuscirò mai a ottenere, che ne so, un bacio da quella ragazza, probabilmente io quel bacio non lo otterrò mai. Sapete perché? Perché il limite me lo sto dando io. Poi è chiaro che dipende anche da quella ragazza, non è che uno deve andare a prenderla e deve limonarla. Però è una questione legata a livello mentale. Ok? Un'altra cosa che il nostro cervello non sa fare, non sa riconoscere una negazione. Quindi se noi pensiamo a livello mentale di non fare qualcosa, di non pensare a qualcosa, noi in realtà involontariamente stiamo dicendo al nostro cervello di farlo. Non so se avete mai visto quel video famoso dove diceva non pensare a un elefante a pua rosa. Cos'hai appena fatto? Hai pensato a un elefante a pua rosa, nonostante ti è stato detto di fare l'esatto contrario. E anche io che lo dicevo l'ho pensato. Quindi la mente non sa a tutti gli effetti dare non solo una differenza tra cosa vera e cosa non vera, ma non sa neanche dare una differenza tra la cosa positiva e negativa. Quindi siamo noi a dover dare questo limite al nostro cervello. D'altro canto c'è un'altra cosa da capire. Il nostro cervello si divide in due parti, che non è l'emisfero destro e sinistro, quelli sono altri modi di ragionare del nostro cervello, ma quello su cui voglio concentrarmi in questo discorso sono due apparati diversi del nostro cervello. Questa parte legata all'apparato parafrontale si chiama, e la parte invece della nostra mente che è qua, che è la parte del subconscio. Ok? Questo genere di parti funzionano in modo opposto. Cosa intendo dire? Noi tendenzialmente nella nostra giornata ragioniamo per il 90% delle nostre scelte, delle nostre cose, con la parte del subconscio, che è una parte che agisce mentre noi non siamo pienamente consci di quello che stiamo facendo. È la situazione quando voi, ad esempio, state guidando e voi state pensando a qualcos'altro. Come fate a poter guidare? Non c'è l'autopilota nelle automobili. Ma nella vostra testa sì. Perché? Perché state ragionando con la parte legata del vostro cervello che è la parte del subconscio. Ok? La parte parafrontale invece viene usata di solito nel 10% delle nostre scelte giornaliere. Con l'allenamento si può aumentare questa percentuale, però è importante tenere costantemente allenato in focus la mente per questa ragione. Ed è la parte che noi utilizziamo tendenzialmente per prendere delle scelte molto oculate, quindi nel breve termine che possono dare una grande potenziale conseguenza oppure nel lungo termine. Lì noi tendiamo ad agire con la parte parafrontale. Quindi è importante per entrare in una fase dove noi riprogrammiamo la nostra mente a saperle questi argomenti, a sfruttarli a nostro vantaggio. Dobbiamo essere in grado di non fregarci da soli e di saper fregare la nostra mente quando cerca la via più breve, per esempio nel mangiare qualcosa che ci piace, ma che non fa bene, per esempio. Ok? Oppure quando cerca di farci fare delle cose che vanno contro quelli che sono i nostri obiettivi. Dobbiamo essere in grado di saper fregare noi stessi la nostra stessa mente. Quindi dobbiamo fare sempre pensieri legati a pensieri positivi, quindi basta guardare film horror, basta guardare determinate cose. Perché vi dico questo? Perché ad esempio guardando un film horror uno dice, vabbè, è finzione. Come dicevo prima, la nostra testa non fa distinzione tra una cosa finta o reale. Quindi, quando vediamo quella bella scena dove magari c'è quello che viene sgozzato dal mostro di turno, nella nostra testa è tutta una cosa vera. Non so se ci avete mai fatto caso, quando finite di guardare magari al buio la sera tardi un bel film horror dove vengono ammazzati tutti, fate fatica poi a dormire. E magari quando state passando una parte della casa che è una cosa vostra familiare, comunque vi guardate dietro. Comunque hai la paura che dietro possa esserci il mostro che salta fuori, no? O magari, che ne so, Psycho col coltello, per esempio. Ok? Quindi è molto importante che questi messaggi negativi non vengano dati alla nostra testa, né consciamente né soprattutto inconsciamente. Questo perché? Perché a livello di cervello, che cosa succede? La nostra parte del subconscio esiste per una ragione.
non è che è inutile la nostra parte del subconscio. La nostra parte del subconscio, quindi che governa il nostro inconscio, esiste perché noi, quando eravamo milioni di anni fa sulla Terra, noi dovevamo comunque prendere delle decisioni rapidamente e dovevamo difenderci spesso e volentieri da quelli che erano degli animali che erano molto più grossi e pericolosi rispetto ad oggi per noi. E quindi rischiavamo la nostra incolumità, la nostra vita, tutti i giorni. Ok? Quindi la parte del subconscio è una parte che serve a proteggere la nostra stessa persona. È per questo che è importante rispettare la parte del subconscio, ma riuscire a fregarla per usare la parte parafrontale e arrivare ai nostri obiettivi. Questo sviluppo ti permette nel tempo di sviluppare la disciplina. E se non credete a quello che vi sto dicendo, potete prendere qualunque libro di neurobiologia applicata, soprattutto neuropsicologia applicata, e studiarvelo. Perché questa è una cosa che non dico io personalmente, ma sono degli studi fatti e che hanno dato dei risultati, chiaramente. Quindi questa è una cosa fondamentale per capire come funziona un po' il tuo cervello. Oltre a questo, chiaramente poi ci sono determinate parole, determinate cose che non bisogna dire, come per esempio io non farò mai questo, io non riuscirò mai a fare quello, io non sarò mai in grado di. Queste cose bisogna evitarle tutte, bisogna sempre parlare in accezione positiva, perché il nostro corpo e la nostra mente sono delle macchine perfette, possono fare tutto. Ci sono persone che non avevano le braccia e sono comunque riuscite a fare delle cose che non erano, secondo altre persone, possibili. Quindi la linea tra il possibile e l'impossibile è una linea molto sottile, soprattutto quando si sta parlando della nostra mente e di quello che può arrivare a realizzare. Ok? Altra cosa importante, come andare a impostare quella che è un'abitudine. Innanzitutto noi, per arrivare al nostro obiettivo, alla nostra meta, passiamo per quelle che sono delle fasi che non possiamo non fare, non possiamo non sapere, non possiamo non sfruttare. Qualunque persona che è arrivata al successo ha queste caratteristiche che sto per elencare, quindi se volete prendervi appunti possono essere utili in generale per poter cominciare quelle che possono essere anche dei vostri percorsi. Il primo di tutti è un desiderio. Che cos'è il desiderio? Il desiderio non è altro che il ponte di collegamento tra quello che sei oggi e quello che vuoi diventare. Se non hai un buon desiderio, se non hai abbastanza desiderio, se non hai un desiderio ardente di raggiungere qualcosa, non lo raggiungerai mai. Perché la prima situazione utile che non ti farà pensare che quello che stai facendo è la cosa che vuoi di più al mondo, è una cosa che ti serve per arrivare a quello che vuoi ottenere, lo molli. Perché non hai abbastanza desiderio. Su questo argomento ci sono diverse storie che potrei raccontarvi fondamentalmente, che parlano appunto di persone anche dell'antichità che hanno ottenuto grandi risultati. Uno di questi, per esempio, è stato il socio di Thomas Edison. Questa persona, vi racconto in breve che cosa è successo, si era praticamente fatto un viaggio in treno che all'epoca costava una follia, aveva abbandonato tutto quello che aveva a casa, quindi lui non aveva praticamente neanche più un posto dove tornare, ha bruciato, tra virgolette, le sue navi. E mentre stavano da Thomas Edison si chiedeva: cavolo, io devo essere il socio di Thomas Edison, come posso ottenere questo risultato? E aveva messo giù un piano per poterlo fare. Secondo te, che cosa è successo poi a questa persona? Che è diventato il suo socio. Perché lo è diventato? Perché era più bravo di altri? No. Perché era più intelligente di altri? Può darsi, magari aveva qualcosa che altre persone non possedevano, sicuramente. La cosa che però possedeva più di altri era sicuramente il desiderio ardente di ottenerlo. E guarda un po', quando hai un grande desiderio, arrivi a fare delle cose che normalmente non faresti, cose straordinarie, come per esempio metterti un piano d'azione, come per esempio cominciare a fare delle azioni che sono propositive ad ottenere risultati. Hai più energia del normale. Quindi tutto questo è senza ombra di dubbio legato al desiderio. Un'altra storia che vi potrei raccontare, un altro aneddoto sul desiderio, potrebbe essere quella legata alla storia del bruciare le navi. Il bruciare le navi è una cosa che per molte persone è una paura, quindi cercherò di prendere questo discorso abbastanza con le pinze, perché mi rendo conto che davanti potrei avere persone che si fanno spaventare un po' da questo discorso. Bruciare le navi che cosa significa? Bruciare le navi significa prendere quelle che sono le proprie sicurezze di oggi, e staccarsene, staccare la spina da tutto quello che stai facendo oggi. Se quello che tu vuoi vivere nella tua vita è una cosa diversa da quello che stai vivendo, bisogna avere il coraggio di bruciare le navi e quindi non avere più la possibilità di tornare indietro.
Come faccio a farvi capire questo argomento? Vi racconterò una storia di questa cosa. Allora, c'era un vecchio generale delle forze americane che in una battaglia tra nord e sud doveva guidare la sua legione, in sostanza, i suoi soldati, sulle rive nemiche per andare a conquistare le terre nemiche. Però c'era un punto. Innanzitutto erano molto inferiori come numero rispetto agli avversari e allo stesso tempo erano anche in territorio straniero, quindi non conoscevano niente. Gli altri, a livello strategico, erano decisamente molto più avvantaggiati di loro. Allora, che cosa escogitò questa persona? Questa persona, quello che fece fu prendere direttamente persone, le portò sulle rive delle spiagge avversarie, e prima di iniziare la guerra, una volta che sbarcarono e che gli fece togliere le cose che gli erano utili, tipo le provviste, eccetera, gli fece bruciare le navi. E mentre le persone guardavano bruciare le navi, mentre i soldati guardavano bruciare la loro unica possibilità di scappare e di tornare dalle loro famiglie, il generale, guardandoli, gli disse una cosa importante. Disse: "Soldati, noi siamo qui per vincere questa guerra. Abbiamo due possibilità per tornare vivi dalla nostra famiglia. O vinciamo questa guerra, o moriamo nel tentativo di farla." Provate a indovinare cosa successe in quella guerra. Fu vinta, anzi fu stravinta, perché c'era un desiderio ardente alla base. Non bisogna mai sottovalutare il desiderio di una persona, anche se è in un momento brutto della propria vita, motivo per cui non bisogna mai giudicare le persone che siano davanti. Questa è una prima parte che può essere molto utile a livello di crescita personale. Un'altra cosa che bisogna avere, come dicevo prima, è un obiettivo. Perché un forte desiderio, ma senza un obiettivo da raggiungere, non è canalizzato, quindi tutta la tua energia la stai a tutti gli effetti sprecando. E quindi questa è una cosa di cui ho già parlato prima. Un'altra cosa che fa la vera differenza, che fa tutta la differenza del mondo, è la persistenza. E la persistenza, ragazzi, non è solamente per arrivare all'obiettivo e vincere. La persistenza c'è anche quando non si sta vincendo. Ci sono stati dei video, per esempio, che mi hanno fatto capire molto bene questo valore, di persone che avevano perso, soprattutto di una donna, adesso non mi viene il nome, francamente, però questa donna che cosa ha fatto? In una delle Olimpiadi che aveva corso, lei era ultima, ma era ultima già annunciata, non poteva arrivare più che ultima, in sostanza, non poteva più superare nessuno perché tutti avevano tagliato il traguardo. Questa persona era sfiancata, stavano facendo i 1000 metri di corsa, se non ricordo male. A un terzo che gli mancava ancora alla fine era sfiancata, non riusciva più a correre, era stanchissima e visibilmente nel video si vede proprio che ha bisogno di aiuto per arrivare al suo traguardo. E questa persona, nonostante questo, siccome il suo obiettivo non era quello di vincere, il suo obiettivo era vincere con se stessa, ha continuato fino alla fine, nonostante non stava più in piedi. Hanno dovuto aiutarla negli ultimi passi che ha fatto tagliando il traguardo. E una volta che ha tagliato il traguardo era come se non avesse subito niente a livello fisico. Ha esultato come se avesse vinto lei la Coppa del Mondo. Questo che cosa vuole insegnare? Che la persistenza è un'arma che serve senza ombra di dubbio nell'arrivare al tuo obiettivo. Non è una cosa di cui puoi farne a meno. La persistenza è quella che ti permette di continuare sulla tua strada anche quando le cose non stanno andando come pensavi. Oppure quando le cose stanno andando peggio di quello che pensavi. Quindi la persistenza è fondamentale. Un'altra cosa che ci vuole insieme a tutto questo è la fede. E la fede non significa pregare, ragazzi. Penso che chiunque abbia una fede in qualcosa. Questo lo dico perché quando ad esempio sta male un caro, una persona che voi amate, che vorreste che non morisse, quello che fate è pregare. Non pregate magari un essere supremo o più di un essere supremo in base alla vostra fede. Pregate che la situazione sia diversa. E quindi questo fa capire come la fede abbia un valore e un'importanza incredibile. Perché sfruttata nell'arrivare a un obiettivo, vi permette di non perdere mai. Se hai fede, qualunque cosa tu stia facendo, qualunque impresa, per quanto titanica possa sembrare, per quanto lontana possa sembrare, con la giusta dose di fede tu non solo arriverai a quell'obiettivo, ma lo supererai. E supererai tutti quelli che sono gli ostacoli che arrivano in mezzo tra te e la tua meta finale. Quindi questa è una cosa su cui non si può sicuramente transigere. Un'altra cosa importantissima, oltre alla fede, è la meta.
Sapere dove stai andando porta la tua mente a un nuovo livello di concezione mentale. Non stai facendo una cosa tanto per, ok? La meta è l'obiettivo unito a quello che sarà lo sforzo per raggiungerlo. Questa è la meta. Per arrivare alla tua meta devi essere in grado di saper affrontare delle sfide, anche perché se la meta non l'avevi raggiunta prima è perché prima non eri in grado di affrontare determinate cose. E quindi tu ti stai mettendo alla prova con la vita e con te stesso. Superando la tua persona, superando i tuoi limiti, superando le tue sfide, superando una per volta quelle che saranno le avversità che incontrerai, alla fine arriverai alla tua meta. E quindi anche questo devi tenerlo sempre, sempre, e ribadisco sempre bene in mente. È fondamentale. E per arrivare alla meta non può non mancare il prezzo del successo. Ogni cosa, ragazzi, ha un prezzo del cartellino attaccato. Più vorrai ottenere nella tua vita, più dovrai essere disposto a pagare un prezzo alto. Perché il prezzo non è il fatto del livello economico, il prezzo è quanto sei disposto tu a cambiare per arrivare a quell'obiettivo. E questo non ha prezzo, scusatemi il gioco di parole, ma è la realtà. Essere una persona migliore di prima non ha un prezzo. È il motivo del perché bisogna fare esattamente quello che vi stavo elencando. Bisogna leggere e applicare dei libri costantemente. Bisogna avere una routine giornaliera che, tra virgolette, vi inciti a fare sempre delle cose positive come abitudini, sostituire le abitudini positive a quelle negative. Avere una disciplina e per svilupparla ci vogliono tutte queste cose. Capire come funziona il cervello e non farsi fregare da esso, perché la mente, come si dice, mente. Che bisogna essere in grado di non farsi mentire dalla propria mente e non comprare le proprie scuse o quelle degli altri. Mettersi in un ambiente potenziante. Saper sfruttare tutte le cose che vi ho appena detto. E soprattutto pagare quel cazzo di prezzo. Perché per quanto sembrerà una cosa assurda, quello che è il prezzo è solamente una cosa transitoria. Quando sei arrivato in cima a una montagna, tutta la fatica che hai fatto per arrivare a quella cima, te la sei bella che dimenticata quando guardi il tramonto o quando guardi il paesaggio dalla cima della montagna. Chiaro che per arrivarci non è una cosa che è tutta dritta, è tutta in salita. Se ci pensate, la vita è tutta quanta in salita. E bisognerebbe essere in grado di saper apprezzare quello che è il viaggio, perché il viaggio è quello che ti porterà alla meta. Nel viaggio maturi per arrivare alla meta, nel viaggio maturi il risultato e sempre nel viaggio impari a ottenere la tua migliore versione per poter godere di quello che arriverai a trovare. Perciò il prezzo del successo significa questo: continuare costi quel che costi. Il prezzo non è la cosa per la quale sei lì, tu sei lì per arrivare al tuo obiettivo. Sei lì per programmare la tua mente a essere pronta per arrivare al tuo obiettivo. Non sei lì per dare le prime scuse e abbandonare una cosa. Questo poi può essere fatto in diversi modi, certo, però è importante che se ti sei dato un obiettivo, tu persegui la via che ti sei dato all'inizio. Costi quel che costi. Litigare con persone è una cosa normalissima, ci sono passati tutti. Tutte le persone che sono arrivate al tuo obiettivo ci sono passate tutte. E puoi chiederlo. Un'altra cosa che sprono a fare è mettervi in contatto, se possibile, con quello che è un mentore. Quindi trovate innanzitutto un mentore o più di uno sui vari argomenti che vi serve migliorare. Mettetevi in contatto con queste persone. Fatevelo dire da loro. Capirete che le difficoltà che voi state trovando sono solamente una parte del processo. Un certo signore che si chiama Ibrahimovic, che cosa diceva in una delle sue interviste più famose? Lui diceva: io ho giocato tantissime partite, non le ho vinte tutte. Questo perché? Perché il fallimento non è il contrario del successo, ma una parte di esso. Quindi, quando voi troverete qualcosa che vi mette KO, è esattamente quel momento che vi serve per rialzarvi e per andare a prendervi il vostro risultato. E quando lo fate una, due, tre, quattro, cinque, arrivate ad avere delle spalle così grandi e un atteggiamento totalmente diverso da prima, che il risultato è una conseguenza di tutto questo. Le persone che arrivano a ottenere dei grandi risultati sono persone che hanno, come giustamente dicevi anche tu, far away, che hanno imparato quello che è il prezzo e lo hanno pagato e lo pagano tuttora. Ti
ti renderai conto che il prezzo che vedevi all'inizio è un prezzo che ti sembra gigantesco. Dopo vedrai che il prezzo diventa sempre più piccolo fino a quando diventeranno centesimi nelle tue tasche, mentre tu sarai già arrivato al prossimo obiettivo e vorrai arrivare a quello ancora superiore. Perché l'essere umano è fatto così. La mente non si basa a limitarsi su una cosa, ma continua a crescere costantemente per arrivare alla miglior versione. Solo che se ti fai fregare da quello che fai o da quello che pensi inizialmente, dal tuo background, da quello che ti è successo nel passato, da quelle persone che ti dicono di non farlo, dalle tue paure, questa cosa non puoi raggiungerla, perché non hai programmato la tua testa per farlo. È solo questo il motivo. Quindi se sei una persona che tendenzialmente ti sei arresa nel tempo, è solamente per una problematica legata a te, non agli altri, non alla situazione, non alla circostanza. Non c'è circostanza che tiene, ragazzi. Ho conosciuto persone, ho potuto parlare con persone di successo che erano persone che non avevano una famiglia, vivevano in mezzo alla strada e nonostante quello sono arrivati a ottenere molti risultati grandi. Alcuni sono arrivati vicino ai miliardi. Quindi significa che quello che ti deve servire, la mancanza che hai oggi, deve essere un qualcosa che usi come sprone per darti la spinta e non come ancora per tenerti a terra. Questa è una cosa molto importante da sapere. E ricordati di avere vicino a te persone che sappiano apprezzarti come persone che ti spronino sempre a migliorare. Se non ce le hai, cambia quelle che hai. Fregatene. Le persone che non ti spronano a migliorare non sono persone giuste per te. E la cosa più difficile, soprattutto all'inizio, ci tengo a dirlo perché molta gente non è in grado di affrontare magari questa situazione, sono soprattutto genitori, parenti, migliori amici, amici da 20 anni, 30 anni, 50 anni. È normale, perché sono persone che non hanno loro il coraggio di fare quello che stai facendo tu e quindi nella loro paura cercano di attaccarti la loro paura e quindi devi allontanarli per questa ragione. Chi se ne frega che sono tuoi parenti? Lo dicono nel tuo bene, ma lo dicono soprattutto nel loro interesse. E tu devi avere persone che invece non pensano al loro interesse quando ti parlano, devono essere persone che ti spronano a essere la migliore versione che tu puoi essere. Ricordati che quando sei la migliore versione che tu puoi essere, puoi aiutare molto di più gli altri. Sento tante persone che aiutano gli altri, gli dicono cose, dovresti fare questo, dovresti fare quello, mille situazioni, mille consigli sulla vita, mille consigli sui guadagni, mille consigli sulle situazioni con le ragazze, con i ragazzi, e poi sono persone magari infelici nella vita. Ecco, invece di essere una persona così, diventa la migliore versione. E vedrai che potrà aiutare molte più persone. Le persone che hanno ottenuto grandi risultati sono persone che hanno aperto aziende e hanno potuto dare lavoro a milioni di persone. Questo fa riflettere. Le persone che donano di più nel mondo sono le persone miliardarie. Anche questo fa riflettere. Poi, con questo non voglio dire che sono tutte brave persone quelle che hanno tanti soldi. Alcuni sono degli stronzi prima e quando hanno i soldi, siccome i soldi amplificano un po' quello che sei, no? Se sei una brava persona prima, sarai una persona buona con più soldi, quindi sarai ancora più buona. Se sei un pezzo di merda prima, un pezzo di merda rimani, con più soldi diventi ancora più pezzo di merda. Questa è una cosa che i soldi non possono migliorare, ma neanche il risultato può migliorare. Ok? Si dice che siamo la media delle 5 persone che frequentiamo maggiormente. Assolutamente d'accordo. Questa frase la diceva Jim Rohn e non posso essere più d'accordo di così. Vi racconto un po' di me su questo argomento. Io quando ho cominciato con la mia prima attività, io ho cominciato dal network marketing. Onestamente, le persone che avevo vicino non erano persone positive su questo argomento. Erano tutti contrari. Tutti, eh? Tutte persone che non vedevano risultati, non vedevano per me, un tipo di persona che andava a fare un'attività come questa. Pensavano che io mi fossi bevuto il cervello, che mi avessero fregato la mente, che io avevo il cervello lavato da questa gente, che mi stavano solo prendendo in giro. Quando poi hanno iniziato a vedere i risultati, quando poi hanno cominciato a vedere che io nel tempo non solo continuavo con l'attività nonostante loro dicevano il contrario, ma che avevo risultati, negli anni sono tornati loro. Questo cosa vi dimostra? Che le persone vivono nelle paure. E per poter aiutare gli altri a svincolarsi dalle loro paure, bisogna a volte mostrargli noi la via. Questo significa che il miglioramento che abbiamo fatto ci ha portato a essere persone più forti di prima. Questo è l'unico modo che io conosco per essere persone forti. E vi garantisco che essere dei leader della propria vita è una cosa che non ha prezzo. Molta gente si fa guidare dal genitore,
dall'amico, dal parente in generale, si fa guidare dal medico perché ha paura del camice bianco, si fa guidare magari dal telegiornale, si fa guidare da un giornale che ha letto una volta 20 anni fa e che ha interpretato a modo suo. Quindi le persone bisogna sempre saperle tastare e bisogna sempre essere in grado di essere persone che usano la testa per pensare. L'attività del pensare, come dicevo la volta scorsa, è quella che dà più risultati di tutti. La vostra intera vita è data dal pensare, perché il pensare, come dicevamo, determina la qualità delle tue scelte, delle tue azioni e dei tuoi risultati. Se non pensi nel modo corretto, se non pensi, non otterrai mai nulla. In nessuna situazione, non solo nel business. Non otterrai nessuna situazione neanche in amore, non otterrai nessuna situazione neanche in una relazione di amicizia, non otterrai una situazione neanche dei sentimenti con le persone a cui vuoi bene. Perché? Perché continui a vivere una vita in modo preconfezionato. Ma la vita non è preconfezionata, la vita è la tua vita. E consiglio personale, abbiate il coraggio di scegliere le vostre azioni, giuste o sbagliate che siano. Se sono sbagliate, siate grati. La gratitudine è un'altra cosa importante da imparare. La fede e la gratitudine sono a braccetto per questa ragione. Le persone che io all'inizio gli parlavo del network marketing su questo argomento, non è che mi dicevano sì, eh? Se fosse stato così, e se io avessi cominciato nel network marketing e il primo mese avessi fatto 20 o 5.000 euro di guadagni perché tutta la gente che parlavo la trasformava in oro come remiba, io non avrei imparato nulla. All'inizio beccavo una marea di no. No, 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 è perché così o cos'ha, un sacco di opinioni basate sul niente. Bene, nella nostra vita noi siamo dei cercatori di camicie bianche in mezzo alla sporcizia, in mezzo agli altri vestiti. Vi invito a riflettere su questo, perché nel network marketing l'attività è nella costruzione di una rete di persone, ma anche nella vita è così. Se voi avete un'attività di e-commerce, per esempio, e vicino a voi avete persone che vi dicono che l'e-commerce non vi darà mai un euro, e avete la media delle vostre 5 persone che vi dice questo, voi nell'e-commerce otterrete poco o nulla. E questo è importante da capire. Quindi cercate, mentre state migliorando, delle persone che vi possano essere utili nella vostra crescita. Cercate dei mentori, cercate delle persone che possano esservi amici non solo perché vi apprezzano come persona, ma perché vogliono che voi stiate bene. Okay? E non che vi vogliono tenere al livello dove eravate prima perché vi faceva comodo. Questa è un'altra cosa importantissima. Altra cosa importantissima da vedere: date valore al vostro tempo. La cosa più importante nella vita, se ci pensate, è il tempo. L'unico modo per migliorare quanto noi siamo ricchi è legato al tempo. E vi faccio anche questo ragionamento per una ragione. Se voi guadagnate 1 miliardo, il modo per capire quanto una persona è ricca rispetto a un'altra non è io ho 1 miliardo e tu hai 500.000 euro, ma è in base alle spese che hai, in base alle entrate che hai, facendo quindi le tue spese meno le tue entrate, hai una quota che si chiama anche cash flow, flusso di cassa. Ok? Questo flusso di cassa tu poi lo dovresti suddividere in mesi e in base ai mesi in cui questo cash flow ti rimane, determina quanto tu sei ricco. Quindi se un domani tu non avessi più nessun tipo di fonte d'entrata che hai ad oggi e vedi che duri 6 mesi, l'altra persona, se invece di durarne 6, anche guadagnando meno, ne dura 7, è più ricca di te. Solo che la gente non è abituata a pensare queste cose. Perché tendenzialmente si basa al giorno d'oggi su un'etica legata al voglio mostrare a gente che non mi piace, cose che non so e situazioni che non mi posso neanche permettere. C'è gente che guadagna magari 1.500 euro al mese e poi va a mangiare da Nusret. Per far vedere che è nata da Nusret. Per cercare di dire agli altri, io sono stato in questo bel posto, yeah, go go go, anch'io me lo posso permettere. È una gara al consumismo così. Non è meglio forse, visto che uno non se lo può permettere, non andare da Nusret e costruire qualcosa che permetta a questa persona di poterci poi andare davvero da Nusret e non avere il problema alla fine della cena di guardare che cosa c'è alla destra del menù? Sono tutte scelte, però sono tutte scelte che dipendono dal tempo. Ricordatevi sempre che in qualunque tipo di attività non accettate mai, soprattutto se sono attività di vendita, dei pessimi clienti. Mai. Se avete delle persone che nella vostra attività vi chiedono lo sconto sulle cose, mandateli a fanculo. È brutto da dire, ma questa è la verità.
Se una persona, prima ancora di capire il valore che gli stai dando, ti dice: eh sì, io voglio lo sconto, voglio questo, voglio quello, ma non c'è lo sconticino, eccetera. Chiaro, se si sta parlando di pochi euro o di poche cose che non vi cambiano nella vostra vita, ci sta, fateglielo. Ma non accettate i compromessi. Nella vita i compromessi li accettano solo le persone che non sanno come agire. Ricordatevela questa cosa. Il prezzo lo fate voi della vostra vita. Il vostro tempo è un prezzo enorme da pagare. E se volete migliorare la vostra vita e uscire da quella cazzo di ruota del criceto, come si chiama, e volete ottenere una vita dove voi vivete totalmente liberi e avete le vostre scelte a pieno, dovete piantarla di dare il vostro tempo in mano agli altri. Il tempo è il vostro. Se imparate questa lezione, capirete come arrivare ovunque. Ci sono persone che, sapendo vendere bene il proprio tempo, ottengono dei risultati strabilianti, anche a 20 anni. Ci sono ragazzi di 16, 17 anni che guadagnano i milioni. Ce ne sono altri di 60 che non vanno mai oltre uno stipendio. La differenza non è una questione di qualità individuale, di bravura individuale, di talento. Il talento perde 10 a 0 con la disciplina e perde 10 a 0 anche con tutte le cose che vi ho appena detto. Perché il talento è una cosa che una persona può avere, ma se non lo allena, se non lo sfrutta, se non è in grado di portarlo nel lungo termine, non arriva da nessuna parte. Quindi questo è un po' un consiglio che volevo darvi. Sono qui anche per darvi dei consigli differenti, quindi sono qua anche per consigliarvi magari alcuni libri che vi possono essere utili per incominciare magari un percorso nella vostra crescita personale. Per chi non lo sapesse, io oltre ad essere un investitore in diversi mercati, come dicevo prima, il fondatore dell'azienda Digitals e chiaramente un online networker certificato al MIUR, un imprenditore digitale, oltre a tutto questo, io sono un grande appassionato di crescita personale. E quindi sono qui per passarvi quello che è un po' di conoscenza a livello anche di libri, con la quale potete cominciare a fare la vostra crescita e arrivare a quelli che sono i vostri obiettivi. Ovviamente il primo l'ho già consigliato, che è il Miracle Morning. È un libro che a me ha cambiato personalmente non solo il modo di vedere la vita, ma anche il modo di agire nella vita. Questo libro vi insegnerà ad avere una grande routine. Alcuni esercizi ve li ho già spiegati, altri li troverete all'interno del libro. Sono esercizi semplici che vi possono fare una differenza incredibile. Quindi provare per credere. Oltre a questo, sempre sul discorso delle abitudini positive, Fatti il letto di William McRaven, un altro libro veramente molto importante sulla disciplina e sui valori della disciplina. Un altro libro che io vi consiglio è Ricco prima delle 8 di Alfio Bardolla, un libro molto simile ai due che ho appena detto, ma che vi darà anche questo una visione ancora più completa. Da questo libro ho imparato, ad esempio, l'importanza di farsi la doccia fredda, che magari per una persona dice: vabbè, che cosa di importante? Sappiate che la doccia fredda vi serve per svegliarvi, vi serve per la microcircolazione. Vi serve soprattutto a livello anche di cute, di peli, di capelli, eccetera, di andare a migliorare tutti questi aspetti, e allo stesso tempo vi permette di avere più risultati se la fate nella fascia mattutina. Invece nella fascia serale, se fate una doccia calda, andate a rilassare quella che è la vostra muscolatura. Quindi anche questo cambia completamente. Avere una buona abitudine, una buona routine con una doccia fredda la mattina, anche questo vi aiuta, come anche farvi il letto, per esempio. Quindi anche questo è un altro libro che vi consiglio. Un altro libro che vi consiglio per il vostro mindset si chiama Niente teste di cazzo. Si chiama proprio così il libro. È un libro che ha scritto una persona molto interessante, che è il signor Kerr, che lui è stato per tantissimi anni, per esempio, era una persona che andava a intervistare in giro le varie persone e ha fatto un reportage su quelli che sono gli All Blacks, ovvero una delle squadre più forti degli ultimi 50 anni di rugby. E lui ha vissuto con loro per un po' di tempo e descrive nel libro esattamente quelle che sono le loro abitudini. Le rapporta al rugby, ma sono delle cose che potresti fare benissimo anche nella tua vita. Quindi questo è un altro libro che consiglio veramente tanto. Un altro libro che consiglio è un libro di Brian Tracy che è Niente scuse, e insegna come impostare il vostro mindset per non comprare le vostre scuse né quelle degli altri. Un libro incredibile. Poi Brian Tracy è una persona veramente pazzesca, quindi vi consiglio un po' tutti i libri di Brian Tracy perché è una persona che a livello mentale riesce a ribaltare veramente quelle che sono le sorti del modo di pensare di una persona. E poi Il potere delle abitudini. Questo è un altro libro veramente molto interessante che vi servirà per capire come andare a rimpiazzare alcune abitudini con altre che possono essere abitudini che vi portano al successo. Vi fa degli esempi pratici e vi permette di comprendere al meglio un po' tutto. Questi sono un po' di libri che,
che vi consiglio perché sono libri che io, avendo letto in primis, mi hanno dato quello switch mentale. Vi garantisco una cosa, ragazzi, voi potete avere tutta la motivazione del mondo, potete essere le persone più talentuose del mondo, ma se non avrete una giusta mentalità in quello che fate, fallirete continuamente. Quindi, prima ancora di iniziare, cominciate a lavorare su voi stessi e vi garantisco che quello che vi entra nel portafoglio sarà solamente una piccolissima cosa di quello che vi succederà nella vostra vita. Quello che guadagnate è in funzione della persona che diventate. Imparate questa, perché tra tutte le cose che vi ho detto, probabilmente è la cosa più importante su cui potete lavorare e ottenere. Quindi per me è stato un immenso piacere, nonché onore, avervi ospiti in una sessione come questa, dove ho potuto parlarvi di argomenti che spesso la gente si fa strapagare per poter dire. Sono argomenti che dovrebbero sapere tutti per quanto mi riguarda, e sono argomenti con i quali io faccio anche delle sessioni one-on-one e con la quale poi strutturo anche dei business plan per andare a creare una libertà finanziaria alle persone che collaborano poi con me. Perciò questo è anche un modo per potersi mettere in contatto con me. Seguitemi pure sui social, come dicevo prima, su Instagram io sono Bianchini underscore Matteo, su Facebook sono Matteo Bianchini trattino Digitals, potete trovarmi anche su YouTube con il canale Digitals, che è il canale della mia azienda, e scrivetemi pure tranquillamente in privato. Potremmo farci quattro chiacchiere a livello di crescita personale, potremmo mettere insieme un business plan per far arrivare al tuo successo e la tua vita a un livello decisamente differente dal tuo attuale livello per poter sempre più crescere. Perciò per me è stato veramente un grande piacere, oltre che onore, come dicevo prima. Noi ci vediamo lunedì prossimo alle ore 21, qui su The Digital Moon, il canale più lunatico del web, nel mio salotto del business. Perciò a presto, ragazzi. Ciao!